Albeggiava. Tutto intorno era bianco per la brina. Dalle nostre bocche uscivano spesse colonne di fumo. Improvvisamente, la femmina più anziana del nostro branco alzò di scatto la testa, rivolgendo le nari sopravvento. Il suo grugnito mise in allarme l'intero gruppo. Sentimmo allora il latrato dei cani. Corremmo, una corsa disperata nel tentativo di seminare la muta, poi udimmo gli spari, vedemmo alcuni dei nostri cadere e fu l'inferno. Nella concitazione di quei momenti udii le urla disperate dei feriti ed il ringhio dei cani che ne laceravano la carne. Il terrore mi paralizzò. Cercavo con lo sguardo mia madre e i miei fratelli. Alla fine la vidi, a terra, in un lago di sangue. Ancora respirava, ma i suoi occhi velati non potevano più vedermi. Due cani le mordevano le zampe e l'addome. Poi trovai anche il resto dei miei fratelli, agonizzanti intorno al corpo di mia madre. Sentii un dolore fortissimo. Pensai di stare per morire anche io ed il pensiero di potermi riunire ai miei cari mi rassicurava. Ad un certo punto, però, una mano mi afferrò bruscamente, lanciandomi sul cassone di un mezzo. Mi ritrovai di nuovo accanto a mia mamma. Cercai allora il calore del suo corpo, che tante volte mi aveva rassicurata e protetta, ma trovai soltanto il gelo dell'assenza. Da quel momento, i ricordi sono frammentari e viziati dallo strazio per essere rimasta sola e dal dolore per le ferite causate dalle ripetute morsicature dei cani. Fui portata dai cacciatori nella casa di caccia, dove, fortunatamente, mi vide una donna che, provando pietà per le mie condizioni, riuscì a farsi consegnare quel che rimaneva di me e a portarmi a rifugio Miletta.